Allora, benvenuti a un'altra giornata con noi, con Casa La Terza. Oggi siamo in diretta, a breve saremo in diretta con Guido Scorza, che è un avvocato, è docente di diritto delle nuove tecnologie, giornalista ed è presidente dell'Istituto per le politiche dell'innovazione ed è attualmente consigliere giuridico del Ministro per l'innovazione. E Guido Scorza ha scritto con noi un libro uscito nel 2016, ve lo faccio vedere, si chiama Internet, i nostri diritti, insieme ad Anna Masera, con una prefazione di Stefano Rodotà, e collabora con varie testate, fra cui Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Wired, L'Espresso e molte altre. Ora vediamo se ci è arrivata già la richiesta. Ok, dobbiamo connetterci a breve. Eccoci. Ciao Guido, ci Ecco. senti? Mi senti? Mi senti bene? Sì, molto bene, grazie. Ok, perfetto. Perfettamente. Buongiorno. Intanto, ti colleghi Buongiorno a da te. casa tu, immagino. Sì, sì. Come stanno andando questi? Intanto come va? Insomma, come stai vivendo questa quarantena? Immagino che tu stia lavorando forse ancora più di prima. Probabilmente sì, beh, credo come tutti gli italiani stiamo scoprendo una dimensione nuova, alla quale inesorabilmente non eravamo abituati, in cui il dolore, il dramma, la tragedia che c'è intorno in qualche modo diventa anche opportunità per scoprire l'utilità e la centralità del digitale nelle nostre vite. Quindi poi alla fine iniziative come questa o lo smart working del quotidiano, le conference call che si sostituiscono alle riunioni, il lavoro da remoto, in alcuni casi persino delle forme di socialità in qualche modo inesplorate ci offrono un quotidiano che non avevamo mai vissuto, ma che insomma vale la pena sicuramente conoscere, anche se appunto auspicabilmente in una dimensione eccezionale. Certo. E, allora, ci entriamo subito nel vivo, visto che insomma, è un argomento abbastanza, anzi, un argomento decisamente di attualità e insomma, il fulcro della nostra conversazione direi che è il conflitto fra il diritto alla privacy e il diritto alla salute, no? Tu ti sei occupato di diritto alla privacy, diritto dell'innovazione, quindi qual è, diciamo, la tua opinione? Come vedi, ti sembra un conflitto reale? Come lo percepisci? Come lo vedi? Bah, direi che l'espressione conflitto è probabilmente quella del percepito da ciascuno di noi. Un conflitto tra due diritti, peraltro tra due diritti fondamentali, evidentemente, la salute e la privacy, l'esigenza di dover rinunciare ad uno per accedere, per beneficiare dell'altro. Nella realtà, a scorrere la nostra Costituzione, a guardare al nostro ordinamento agli ordinamenti della più parte dei paesi democratici, in realtà l'espressione conflitto andrebbe sostituita con quella di contemperamento, con quella di bilanciamento. Si tratta di contemperare due diritti fondamentali, due e più diritti fondamentali, naturalmente, perché poi un istante dopo viene in rilievo la libertà di movimento, ma il diritto al lavoro, quello all'educazione, quindi una serie di diritti fondamentali, e la scommessa vera è esattamente quella di non porre il cittadino di fronte all'esigenza di scegliere tra un diritto fondamentale e un altro diritto fondamentale. Il cittadino non deve trovarsi nella condizione di chiedersi se per avere più salute deve avere meno privacy o se per avere più salute deve lavorare di meno. Ovviamente poi questo è necessariamente in teoria, complice quel bilanciamento, quel contemperamento del quale parlavo prima, inesorabilmente nella pratica, in un mondo imperfetto come quello in cui viviamo, in cui non tutti hanno internet allo stesso modo a casa, non tutti i ragazzi hanno un PC, non tutti hanno un'educazione digitale di uguale livello. Poi in effetti non si può che concludere che la vera scommessa nel concreto diventa
fino a che punto è ragionevole rinunciare ad un diritto fondamentale in vista dell'ambizione di accedere ad un altro. E qui la linea di confine va tracciata nel modo più netto possibile. La regola, in particolare nel rapporto tra diritto alla privacy e diritto alla salute, è quella di dire sempre devo rinunciare, devo chiedere ai cittadini di rinunciare al diritto alla privacy nella minima misura possibile, compatibilmente con la possibilità, con la chance di garantire a loro il maggior diritto alla salute possibile. Ok. E d'altra parte, tu anche nel libro ne parlavi rispetto anche alla tragedia del Bataclan, ma poi anche alle Torri Gemelle. Non è la prima volta, no, che ci viene chiesto di rinunciare ai nostri diritti collegati alla privacy. Quindi, che cosa ci possono insegnare qualcosa questi casi, anche rispetto alla paura che non si ritorni alla normalità, no? Che è una delle più grandi paure forse che abbiamo ora. Certo, diciamo che il tema del contemperamento tra i diritti fondamentali del bilanciamento è un tema che attraversa trasversalmente un po' tutte le epoche storiche, un po' tutti gli ordinamenti. Noi lo abbiamo conosciuto, noi in questa epoca storica l'abbiamo conosciuto e affrontato l'ultima volta proprio dopo la tragedia delle Torri Gemelle, quindi un attacco terroristico inimmaginabile sino a un istante prima che ha sconvolto il mondo e che ha cambiato, come accadrà inesorabilmente dopo il Covid, per sempre alcune abitudini, alcuni modi di vivere, alcuni stili. E poi in Europa lo abbiamo conosciuto più da vicino nella stagione delle stragi terroristiche, di cui appunto quella del Bataclan a Parigi è stata un po' la punta dell'iceberg. Lì la domanda che ci è stata posta un po' da tutti i governi è stata combattere il terrorismo, combattere queste forme di terrorismo significa rinunciare a un po' di privacy perché significa lasciarsi intercettare, lasciarci in qualche misura tracciare. Aprire le borse quando passiamo in aeroporto per prendere un volo o addirittura farci spogliare digitalmente con i body scanner degli aeroporti. Ecco, questo è quello che sostanzialmente è accaduto e lì la più parte dei cittadini, la più parte di noi in qualche modo ha risposto dicendo che in nome di più sicurezza, in nome della possibilità di andarsi a fare un giro in un mercatino di Natale nelle nostre città, sì, eravamo disponibili a rinunciare a un po' di privacy. Ora si tratta naturalmente di capire cosa accadrà in un momento in cui il bilanciamento e la domanda non è più sicurezza versus privacy, ma salute, più salute o più rapidamente salute. Versus privacy, la risposta è legittimo attendersi che sia analoga, ma qui diciamo è molto importante che a guidare qui come ieri non sia mai l'emergenza, non sia mai l'urgenza, nel senso che è ovvio che di fronte ad un bivio tra più chance di vivere, di sopravvivere e meno privacy, la risposta di chiunque è meno privacy, perché ovviamente il percepito è che una è un'emergenza e l'altra è qualcosa di cui ci si può occupare il giorno dopo. Ecco, le scelte che siamo chiamati tutti quanti, ciascuno nel nostro ruolo e ovviamente i cittadini per primi a fare in questo momento, è importante che siano prese guardando a domani, cioè oggi è ovvio che vogliamo tutti uscire dal Covid il prima possibile, però alcune rinunce che facciamo oggi rischiano di restare domani. Ma tu prevedi che si ritorni, quindi diciamo in parte hai già risposto no, cioè non torneremo a totalmente al mondo di prima anche in termini di privacy, o pensi di sì, pensi sia possibile? Io, diciamo, mi auguro che a differenza di quello che è accaduto, perché questa purtroppo è storia, dopo gli attentati terroristici dei quali parlavamo prima, in cui niente dal punto di vista della privacy è stato più uguale a prima, non abbiamo mai più recuperato l'abilità di salire su un aereo mettendo nella nostra borsa
ciò che racconta della sfera più intima di noi con la serenità che fosse soltanto nostro. Abbiamo preso l'abitudine di dover lasciare necessariamente a casa tutti questi oggetti, qualunque essi fossero, piccoli ricordi o aspetti che riguardano appunto all'intimità di ciascuno di noi. Io qui mi auguro che le scelte che si prenderanno nei giorni che verranno, saranno scelte viceversa che saranno improntate ad un principio solo, e cioè quello che il giorno dopo dell'emergenza dovremmo tornare padroni nella misura, almeno nella misura in cui lo siamo oggi, della nostra privacy. Quindi auspico che nessuna misura che venga adottata in questo momento, nessuna rinuncia che si chiede o che si chiederà ai cittadini di fare al proprio diritto alla privacy sia perpetua, ecco, che siano tutte per lo stretto necessario ad uscire effettivamente dall'emergenza. Questo è connesso anche al tema della fiducia, no? Nel senso che per funzionare, tu mi raccontavi anche l'altro giorno, tutte le misure che verranno prese si devono basare anche sulla fiducia da parte dei cittadini di quello che si sta facendo. Noi abbiamo fatto un sondaggio, come facciamo sempre, e appunto chiedendo se alle persone se si fidano dell'utilizzo da parte dello Stato dei propri dati. E dall'ultima volta che ho visto, pochi minuti prima di connetterci, il 44% diceva di sì e il 56% diceva di no. Tu poi mi dicevi che c'è anche un altro sondaggio che appunto, ti chiederei appunto, di raccontare, più o meno simile. Quindi, appunto, detto questo, e se ci dai anche i dati dell'altro sondaggio, poi quali sono, ci racconti un po' che cosa state facendo, visto che tu fai parte anche di questa task force, quali sono le app allo studio, appunto, adesso si dice sarà comunque su base volontaria, quindi come farà a funzionare in questo modo, in questo caso? Il sondaggio, l'indagine alla quale facevi riferimento è quella della SVG ed è un'indagine che sostanzialmente dice che il 2/3 degli italiani sarebbero disponibili a rinunciare a un po' di privacy, a lasciarsi tracciare pur di uscire prima dall'emergenza del Covid. In effetti le riflessioni che si stanno facendo in questo momento, le valutazioni su possibili soluzioni tecnologiche che siano di ausilio in questa scommessa di accelerazione del contrasto al Covid e poi della ripresa progressiva delle attività ordinarie del paese. Stiamo in qualche modo immaginando che la compressione della privacy necessaria al raggiungimento del risultato sia la più ridotta possibile, cioè il modello che poi è un modello europeo di approccio tecnologico al fenomeno è quello di una app, di una soluzione tecnologica che i cittadini sarebbero assolutamente liberi di scaricare o non scaricare, utilizzare o non utilizzare. E che se utilizzata produce di fatto come unico effetto quello di registrare solo ed esclusivamente sul dispositivo del singolo cittadino, quindi senza di norma una esportazione o un trasferimento del dato da nessuna parte, un codice identificativo. Tecnicamente si dice pseudoanonimo, quasi anonimo, ma non assolutamente anonimo, non anonimo in ogni contesto, che registra la circostanza che il mio smartphone è entrato in contatto in un raggio di qualche metro, quello della capacità del nostro Bluetooth, con lo smartphone di qualcun altro. Ovviamente io non so di chi è l'altro smartphone con il quale sono entrato in contatto. Il mio smartphone registra la circostanza che quello smartphone lì, a condizione ovviamente che anche quello smartphone abbia la stessa app installata, che quello smartphone lì ha un codice identificativo, appunto, sostanzialmente anonimo, un numero, che lo, contraddistingue. In questo modo, quando, io fossi in un momento successivo diagnosticato come contagiato dal Covid, l'operatore sanitario, il sistema sanitario, attraverso il mio smartphone sarà in condizione di inviare un messaggio di alert
a tutti gli smartphone con i quali il mio è entrato in contatto, segnalando ai possessori l'esigenza di mettersi in quarantena, l'esigenza di contattare il sistema sanitario. Quindi diciamo che non c'è e non stiamo valutando, a differenza delle scelte fatte da altri paesi fuori dall'Unione Europea, nessuna soluzione di tracciamento del cittadino. Stiamo ipotizzando soluzioni di tracciamento anonimo, pseudoanonimo dei contatti di un cittadino. Semplicemente per far correre il messaggio a quei contatti sul rischio di contagio il più rapidamente possibile. Questo significherebbe una modesta, modestissima compressione della privacy, non zero naturalmente, modesta o modestissima, a fronte però di un vantaggio evidente, perché oggi quello che accade se qualcuno mi diagnostica il fatto di essere contagiato è che mi chiede poi quell'operatore sanitario di fare una lista delle persone con le quali io sono entrato in contatto e di contattarle direttamente, ove mi ricordi chi sono, ove abbia i loro recapiti, per far loro presente che esiste questo tipo di rischio. Quindi di fatto stiamo ragionando sulla trasformazione, sulla digitalizzazione di un processo che già esiste, con modalità che sono direi tendenzialmente rispettose della privacy di ciascuno, o richiedono comunque una modesta compressione, che ha però per presupposto il fatto che io ho scelto di scaricare e di utilizzare quell'app. Ok, nel frattempo arrivano un po' di domande, io poi dopo le proverò insomma anche a integrare nel discorso. Leonardo dice: quindi sarebbe troppo tardi per me che ho contattato un malato. Non so E bene. se contattato un malato significa che è entrato in contatto fisico in condizioni tali da suggerire il contagio o il rischio di contagio, diciamo, per un verso sarebbe troppo tardi, per altro verso sarebbe semplicemente inutile, perché se lui è già consapevole della circostanza di essere entrato in contatto con un soggetto contagiato, e evidentemente il messaggio che riceverebbe, cioè stai attento perché sei entrato in contatto con un soggetto contagiato, non risulterebbe particolarmente utile. Poi ha aggiunto: vorrei al limite che la mia app, se installata, suonasse subito un alert se si avvicina a un malato che non rispetta la quarantena. Questo è un tema diffuso e suggerisce una riflessione assolutamente importante nelle cose delle quali stiamo parlando. Ovviamente esistono soluzioni tecnologiche che, con una certa approssimazione, perché la prossimità fisica è ovviamente molto difficile in taluni contesti da ottenere, però esistono sicuramente soluzioni tecnologiche che potrebbero andare in quella direzione. Qui però davvero la domanda che dobbiamo porci è se l'utilizzo di queste tecnologie, fuori anche utilizzate, sia compatibile con quei valori nei quali il nostro ordinamento si riconosce, a cominciare naturalmente dalla privacy, perché questo significa che se io sono in fila dentro un supermercato al banco del pane e il mio dispositivo inizia a suonare, mi giro e la persona che ho a destra o a sinistra è per certo o assai probabilmente un soggetto contagiato, e quindi io acquisisco l'informazione del suo stato di salute, e naturalmente un istante dopo, rispetto a quel soggetto, scattano degli atteggiamenti inesorabili Certo. di discriminazione o quant'altro. Quindi diciamo, noi per ora quel tipo di approccio lo stiamo sconsigliando, ecco. Ok, qualcuno ci chiede anche se appunto quante persone poi realisticamente accetterebbero un'app del genere, essendo così importante, essendo su base volontaria, dalla tua esperienza o secondo te, secondo la tua opinione personale? Immagino speriate il più possibile. Tu, quante persone, mettiamola così, quante persone dovrebbero accettarla in Italia perché sia, diciamo, utile?
gli studi, che evidentemente sono studi realizzati su una storia breve, quanto è breve la storia del Covid, quindi hanno anche statisticamente, una rilevanza modesta, però dicono che per l'efficacia di questa soluzione, serve che il 50, 55, 60% almeno, del, target, utilizzi l'app della quale discutiamo, quindi significherebbe 30 milioni di italiani almeno con quell'app sugli smartphone. È ovviamente un risultato che qualsiasi esperto di mercato, di mercati tecnologici definisce difficilmente raggiungibile nel breve periodo, però è anche vero che siamo in un contesto assolutamente particolare nel quale per fortuna la percentuale degli italiani che ha rinunciato al diritto ad uscire da casa e quindi diciamo che ha fatto scelte ben più drastiche rispetto a scaricarsi e utilizzare quest'app è sicuramente superiore a questo 50 o 60%. Quindi viene da dire che il senso civico e l'amore evidentemente per la salute nostra e del prossimo potrebbe essere, se opportunamente stimolato, un incentivo sufficiente a far sì che questo obiettivo venga centrato, a dispetto davvero credo di qualsiasi ricerca di mercato. Ecco, WhatsApp penso che sia oggi l'app più diffusa nel nostro paese, più presente sui nostri smartphone, ma naturalmente diciamo non raggiunge raggiunge a fatica probabilmente quel livello di penetrazione della popolazione e non l'ha fatto, come invece sarà necessario in questo caso, in una settimana, ma lo ha fatto in anni e anni di presenza fortemente sponsorizzata commerciale sul mercato. Il punto è che non esiste una soluzione diversa per raggiungere questo risultato rispetto a chiedere agli italiani di mettersi una mano sulla coscienza e come abbiamo fatto tutti quanti quando ci è stato detto che l'unica soluzione era stare a casa, scaricare l'app in questione. Anche imporre per legge l'obbligo di scaricare l'app sarebbe una soluzione poco efficace perché sarebbe un obbligo privo di enforcement effettivo. Dovrei immaginare una sanzione per chi non la scarica e dopo che l'ha scaricata, se uno non la usa o se gli si spegne per caso il telefonino o se per errore disattiva il Bluetooth. Quindi diciamo, non abbiamo davvero un'altra soluzione se non fare appello al senso civico e all'amor di patria in qualche modo degli italiani. Bene, bene, speriamo ci sia e sia diffuso. Poi ovviamente c'è anche un problema di divario digitale che però poi apre un altro discorso lunghissimo che appunto preferisco non aprire qui. Invece volevo chiederti una cosa, immagino, anzi si sa comunque, però volevo che ce lo spiegassi un po' a livello europeo e anche diciamo per differenza con i paesi che sappiamo hanno già provato ad attivare misure del genere come la Corea del Sud, Singapore, ora si dice Israele, ma non si sa molto cosa si stia facendo lì. Che cosa si sta facendo a livello europeo? Quali sono le linee guida e c'è un modello europeo rispetto agli altri, al resto del mondo? Ma la raccomandazione della Commissione europea sul contrasto al Covid attraverso la tecnologia, attraverso questo genere di tecnologie, è proprio di ieri e di fatto fa sua esattamente le cose delle quali abbiamo parlato sino ad un istante fa. Cioè il nostro modello di approccio è identico, sovrapponibile al modello europeo e questo è un fatto, diciamo, importante. Se non addirittura indispensabile, perché ovviamente la società nella quale tutti quanti vogliamo il prima possibile tornare a vivere è quella società europea e quindi è evidente che le soluzioni che mettiamo in campo devono essere delle soluzioni che progressivamente ci garantiranno di tornare a spostarci tra Roma e Milano con la stessa serenità inesorabilmente relativa all'inizio, con la quale potremo spostarci tra Roma e Parigi o Roma e Bruxelles. Quindi in questo momento c'è un allineamento assoluto di approccio
tra noi e l'Unione Europea e gli altri paesi dell'Unione Europea, si percepisce ed è chiaro per tutti, che siamo di fronte ad un fenomeno che anche nella sua dimensione tecnologica, va contrastato, con un approccio, assolutamente comune. Ok, e quindi gli esempi di Singapore e della Corea del Sud sono secondo te in qualche modo utili o sono posti troppo diversi con una cultura, un sistema di governo, insomma, troppo diversi per dirci qualcosa? Ma, diciamo, per chi si occupa di digitalizzazione, di trasformazione digitale dei paesi, questi accostamenti sono un po' come quando si dice che l'Estonia in pochi anni è diventato un paese all'avanguardia nell'ambito del digitale in relazione al rapporto tra cittadini e amministrazione, dimenticando che quel paese è arrivato dove è arrivato con zero legacy, zero costrizioni dal punto di vista burocratico amministrativo, perché ha una storia anagrafica brevissima, e dimenticando soprattutto che in quel caso è un paese che ha meno abitanti di quanti non ne abbia Milano e il suo hinterland. Qui vale un po' la stessa regola, nel senso che tutti quanti naturalmente guardiamo di fronte ad un fenomeno che dal punto di vista epidemiologico è globale, agli esempi della Corea, a quello di Singapore, a quello cinese, guarderemo a quello israeliano quando disporremo di maggiori informazioni, però guai a dimenticarci che gli ordinamenti sono profondamente diversi, che sono paesi che non condividono integralmente lo stesso aquis, lo stesso humus di valori anche democratici sui quali si fonda il nostro paese, e che anche dal punto di vista più semplicemente socioculturale parliamo comunque di abitudini fortissimamente diverse. L'indicazione del governo è legge senza che sia legge, è legge prima che sia legge, e la misura di enforcement può non essere scritta, ma è nei fatti, nel modo di funzionare di quei governi. Qui, al contrario, al netto del fatto che nell'emergenza anche le priorità talvolta rischiano di cambiare, però viene da dire per fortuna i valori democratici sono molto molto solidi, e neppure il contrasto ad un virus che sta mietendo così tante vittime è di per sé considerato sufficiente a rinunciare in toto, a chiedere ai cittadini di rinunciare in toto a quel bagaglio valoriale in termini democratici. Ho capito. Senti, ma passando invece a un argomento più generale, anche se comunque connesso all'attualità, diciamo, parlando di internet e della rete in generale, tu scrivevi e mi aveva colpito cioè in un articolo di qualche giorno fa che internet noi non siamo abituati a pensarlo come una risorsa finita, come l'acqua, ma in realtà lo è. E davi questo dato, appunto, che il traffico in questi giorni è aumentato del 90% e gli utilizzatori di servizio video via social sono aumentati del 100%. Volevo chiederti se sai, appunto, qual è la situazione attuale, se il governo sta facendo qualcosa, se rischiamo di dover rinunciare all'utilizzo di internet in alcune ore del giorno, cioè qual è la situazione adesso? Ma a dispetto di quello che spesso si pensa e si dice, diciamo che l'infrastruttura di comunicazione italiana, direi, ha retto al pari di quella sanitaria, entrambe per ragioni diverse spesso vituperate, in condizioni di uno stress assolutamente insospettabile, imprevedibile e inimmaginabile fino al giorno prima. Tutti i dati suggeriscono che quella infrastruttura, quella di comunicazione, terrà al incremento del traffico che in queste settimane l'ha aggredita, e che quindi, diciamo, un reale problema di siccità della connettività non dovrebbe registrarsi. Questo però non significa che da cittadini possiamo ignorare il problema della limitatezza di quella risorsa,
e considerarla appunto come risorsa infinita, perché certo che se tutti contemporaneamente ci mettessimo a vedere su ciascuno dei dispositivi connessi o connettibili che abbiamo ormai nelle nostre abitazioni, un film nella stessa identica fascia oraria, beh, la rete inesorabilmente non reggerebbe. E soprattutto quando si affronta questo discorso, non possiamo fare a meno di pensare, e anche qui il paragone con l'acqua diventa importante, che per quanto a chi ha internet dentro casa, a chi ha internet sul suo smartphone, l'essere connesso appaia una condizione di vita naturale dell'uomo del 2020, per una parte rilevante dei cittadini italiani così non è. C'era ieri su Repubblica l'immagine bellissima, capace di parlare più di tantissime parole, di una fotografia di un ragazzino con un tavolo ed una sedia dentro un campo a 1 chilometro da casa sua, primo punto utile per connettersi ai server e seguire le lezioni di didattica a distanza. Ecco, la vera emergenza non è tanto il rafforzamento dell'infrastruttura di connettività, delle autostrade dell'informazione che terranno, ma è riuscire a raggiungere attraverso queste autostrade l'ultimo degli italiani, perché se questa esperienza una cosa ce l'ha insegnata con forza è che quel divario digitale tra chi è connesso e chi non è connesso diventa divario democratico nello spazio di un istante davanti al bambino fortunato che può seguire le lezioni della sua scuola a distanza, e il bambino sfortunato semplicemente perché abita in una casa distante spesso poche centinaia di metri da un'altra casa, dove però non arriva internet con quella stessa ampiezza di banda. Certo, questo mi porta a un'ulteriore domanda, diciamo, in realtà anche una citazione che tu facevi sul tuo blog ricordando Rodotà, no? Dicendo che internet è un diritto costituzionale, dovrebbe essere anzi un diritto costituzionale, e appunto 5 anni fa Rodotà, appunto, finendo i lavori della commissione, scriveva, chiudendo i lavori della commissione, scriveva: l'accesso a internet è diritto fondamentale della persona, condizione per il suo piano di sviluppo individuale e sociale. Ogni persona ha uguale diritto di accedere a internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. E tu scrivevi che internet è un diritto per l'appunto imprescindibile, come ci raccontavi, collegato anche alla cittadinanza. Questo Sì. è appunto, che cosa intendi con questo? Io credo che in pochissimi momenti Stefano Rodotà ci sia mancato quanto ci manca in queste settimane, perché di fatto ha urlato come fosse una Cassandra di altri tempi, che l'accesso a internet non era un profilo di carattere tecnologico, non aveva niente a che vedere con la dimensione solo ed esclusivamente ludica alla quale molto spesso lo abbiamo tutti quanti ricollegato, ma era un vero e proprio diritto, prediritto addirittura, come spesso diceva, di rango costituzionale, fondamentale, fino a farsi poi sponsor di una costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet. Quello che è accaduto, come spesso accade agli uomini capaci di lucida follia, è che qualche anno dopo la sua scomparsa non ha potuto guardare in televisione il Presidente del Consiglio dei Ministri entrare in una conferenza stampa su un'emergenza come questa e dire, mentre le imprese chiedono soldi e i cittadini chiedono salute, certo che internet, l'accesso a internet dovrebbe essere un diritto costituzionale. È ovvio che questo, adesso a prescindere dai tecnicismi legati all'opportunità o non opportunità di
incostituzionalizzazione del diritto a internet e d'altra parte, diciamo, la stagione politica suggerisce che se anche partissimo non finiremmo in quell'impresa. Però è assolutamente ovvio, oggi lo tocchiamo con mano, che internet è il presupposto per far lavorare le persone da casa, è il presupposto per far lavorare, per far studiare i bambini da casa, è il presupposto per far curare le persone da casa, è il presupposto di una serie più o meno infinita che copre quasi l'intero arco costituzionale dei nostri diritti. Chiusi dentro casa, come siamo costretti a stare, la più parte dei diritti riconosciuti in Costituzione oggi sono esercitabili solo ed esclusivamente se a internet, se a casa arriva internet. Quindi il divario tra il cittadino che non ce l'ha e quello che ce l'ha è quasi tra essere cittadini e non essere cittadini. Senza internet oggi sicuramente non si è cittadini, domani come era ieri forse lo si sarà comunque un po' di più, ma si sarà cittadini e si resterà cittadini di serie B. E in che modo questo è collegato a un altro concetto di cui tu scrivevi, che mi interessava, che volevo ci spiegassi meglio, cioè quello dell'identità digitale? Dicevi, dovremmo dotarci tutti di un'identità digitale. Cosa si intende? Lo Stato nei prossimi anni, ma l'auspicio è che, posto che stiamo vivendo un momento di incredibile rottura proprio storica, c'è cioè un prima e un dopo dal punto di vista del rapporto degli italiani con internet. Siamo passati da essere un paese nel quale l'utilizzo abituale di internet e del digitale apparteneva ad una minoranza, ad un paese nel quale l'utilizzo di internet e del digitale appartiene alla maggioranza, anche se non alla totalità. Ovviamente ci fa dire che nei prossimi mesi o nei prossimi anni l'amministrazione identificherà in internet e nel digitale il canale esclusivo di comunicazione con il cittadino. Richiedere un certificato, partecipare a un concorso, iscrivere i figli a scuola saranno, in parte sono, attività possibili solo ed esclusivamente nella dinamica, nella modalità digitale. E perché questo possa essere possibile, servono tra le tante due cose più importanti. Serve la connettività, della quale abbiamo appena parlato, e poi serve la capacità, l'abilità, la possibilità di essere identificati dal tuo interlocutore pubblico o privato, dall'ufficio pubblico, dalla compagnia assicurativa o dalla banca, attraverso una sorta di documento di identità che gli garantisce che tu sei effettivamente chi dici di essere a distanza. Questo documento è quello che normalmente chiamiamo identità digitale e che nel caso dell'ordinamento italiano si chiama carta d'identità elettronica o si chiama identità digitale di SPID del sistema pubblico per l'identità digitale. Ecco, questi due, connettività e identità digitale, sono presupposti di cittadinanza in una stagione nuova che si aprirà inesorabilmente superata l'emergenza. Questo, diciamo, rientra nella tua proposta, appunto, nella tua idea di risorgimento digitale, che era una parola che mi ha colpito. Tu dicevi c'è bisogno di un risorgimento digitale. Immagino questo rientri un po' in quest'idea, ma volevo chiederti se lo intendi principalmente come un aggiornamento dei mezzi tecnologici o più come un cambio di mentalità. In che modo? No, è necessariamente un cambio di mentalità quello che serve. Anche questa emergenza ci ha dimostrato che il problema non è la tecnologia. La tecnologia esiste, ma che il problema è stato storicamente intanto quello che nel nostro paese abbiamo considerato il digitale e le politiche legate al digitale come un fatto di serie B, di secondo ordine rispetto a tante altre questioni. Non le abbiamo trattate da questioni centrali nell'ecosistema democratico, e quindi oggi stiamo pagando quel prezzo di cui parlavamo prima, di autentica discriminazione tra cittadini, che non è soltanto un fatto di o connettività o non connettività, ma che è molto spesso anche un fatto di educazione all'utilizzo del digitale. Noi abbiamo una parte della popolazione che non sta beneficiando dei vantaggi offerti del digitale perché non è raggiunta
da internet o dal digitale in maniera sufficiente, ma è una parte decisamente minoritaria rispetto a quell'altra parte della popolazione che ugualmente non sta beneficiando di questi vantaggi e che quindi è più isolata di quanto ciascuno di noi è già necessariamente isolato, perché non ha un livello di alfabetizzazione all'utilizzo di questi strumenti sufficiente. E lì noi dobbiamo evidentemente fare un'azione tanto massiccia quanto fu l'azione che nel secondo dopoguerra si fece per la lotta all'analfabetismo letterario. In quella fase storica si diceva chi non sa leggere e chi non sa scrivere di fatto è un cittadino a metà, e qui vale esattamente la stessa regola e oggi lo tocchiamo con mano. Se non sai usare almeno l'ABC del digitale, oggi non puoi essere un cittadino. Questo mi viene in mente, è collegato credo in parte anche all'aspetto demografico, no? Quindi sono in un certo senso in questo momento le persone di una certa età sono doppiamente discriminate, diciamo, sono sia più a rischio che meno connesse, quindi insomma. La componente, diciamo, demografica, anagrafica, è certamente una delle componenti. Molto spesso però si sottovaluta il fatto che a non disporre di questo livello di abilità digitali, di alfabetizzazione digitale, non è solo l'anziano, ma è anzi molto spesso al contrario, proprio il cittadino attivo nella fascia di età di maggior attività in cui si appartiene a certe fasce socioculturali del paese, se fa lavori per i quali il digitale non è assolutamente richiesto, può non aver tempo, non percependola come una priorità di istruirsi, di acquisire queste abilità di base sull'utilizzo del digitale. Sono arrivati un commento e una domanda che si riconnettono tra l'altro a due questioni che ti volevo chiedere, appunto, che volevo affrontare se c'era tempo. Qualche minuto ancora l'abbiamo. Una è connessa alla protezione della nostra privacy. Dice: peccato che il controllo dell'identità su internet venga curata quasi soltanto sul fronte delle istituzioni e meno su quello dei privati. Ciascuno ha bisogno di tutele contro le frodi in rete. In questi giorni abbiamo visto, no? Abbiamo ricevuto, credo, tutti noi tantissimi messaggi di allarme su WhatsApp, per email, sui virus, diciamo, tecnologici che giravano. E quindi volevo chiederti come comportarci, c'è qualche strumento legale in particolare o, diciamo, che cosa consigli di fare in questi casi? Gli strumenti legali naturalmente, come dire, esistono, siamo un paese, l'Europa intera è un paese che dia esempio al mondo intero attraverso questa disciplina sulla privacy che si chiama GDPR, Regolamento Generale della Protezione dei Dati, che riconosce a ciascun cittadino europeo un armamentario di diritti e di strumenti di enforcement di questi diritti straordinariamente vasto. Il problema vero, e questo sì, si ricollega esattamente a quello che dicevamo un istante prima, il problema vero è che le tecnologie sono talmente tanto pervasive, sono talmente tanto presenti nel nostro quotidiano, che obiettivamente non c'è autorità, non c'è strumento di esercizio del diritto che possa garantirci effettività di quel diritto diverso dalla nostra cultura. È solo ed esclusivamente comprensione profonda del valore del diritto alla privacy che può garantirci rispetto ad un ecosistema super tecnologico nel quale viviamo. Lo dico banalmente con un esempio: ha spopolato qualche mese fa un'app, FaceApp, con la quale miliardi di persone nel mondo hanno giocato. Fai un selfie e l'app ti mostra come sarai invecchiando. Ovviamente nel farti quel selfie tu carichi la tua immagine e quindi una quantità di dati personali di straordinario valore su un server che in quel caso era cinese, ma insomma poco conta la nazionalità di quel server, e quindi di fatto ti stai spogliando di una parte importante del tuo diritto alla privacy per farti una risata. Ecco, è ovvio che di fronte a fenomeni così globali, così pervasivi, così planetari,
chiedersi quali sono gli strumenti giuridici attraverso i quali ci possiamo difendere diventa poco utile. Sì, possiamo fare ricorso tutti quanti al garante per la protezione dei dati personali e chiedere di ordinare a FaceApp di cancellare i nostri dati, ma ormai sono lì. Qualcosa è successo e difficilmente torneranno indietro. Quindi è veramente maturare la capacità tutta culturale di capire che stiamo parlando di un diritto che è impercepibile, che è immateriale, che sembra a volte sfuggente, ma che è parte integrante del nostro essere persone e cittadini. Questo tra l'altro mi ricollega diciamo, all'ultima cosa che ti chiederei, a meno che non arrivino poi altre domande, e appunto noi, lo dicevi, diamo continuamente i nostri dati in qualche modo senza rendercene conto e in realtà alcuni dicono anche lo Stato, in realtà già ci spia, insomma, ma a parte questo, sicuramente noi li diamo a delle grandi aziende, no? Tanto che qualcuno ha proposto l'altro giorno, Maurizio Ferrari, in una diretta con noi, il filosofo diceva forse andrebbero tassate queste grandi aziende, visto che in questo momento sì, ci stanno aiutando sicuramente a connetterci, però probabilmente stanno anche molto beneficiando di questo nostro grande utilizzo della rete. Tu come la vedi? Cosa ne pensi? Allora, l'esistenza di oligopoli tecnologici e digitali per di più che battono tutti, purtroppo, ma non per caso, una bandiera extraeuropea, per lo più quella americana, è un dato di fatto, è figlio della storia e non credo a soluzioni che abbiano per presupposto azioni normative o fiscali contro, nel senso che la vera scommessa che tutti insieme dovremmo fare, che dovrebbe fare l'Europa, perché quella è la dimensione minima di ragionamento e di riflessione, è gettare i presupposti culturali, economici e normativi per cui in un futuro prossimo giganti di quel calibro possano nascere a casa nostra e nell'immediato che quei giganti possano restituire a noi la cosa che vale di più e che non è il denaro, ma sono i dati. Sono dati per guidare le politiche pubbliche e private, quelle del governo e quelle delle imprese, quello che bisognerebbe davvero chiedere indietro a questi oligopoli dell'informazione che sono diventati tali proprio grazie alla disponibilità di quantità oggi difficilmente replicabili di dati. La vera forza di questi soggetti è finanziaria di ritorno, ma è originariamente legata al possesso di una quantità di dati personali e non personali che fanno sì che in momenti come questo, senza di loro, la situazione sarebbe inesorabilmente più grave di quella che è, ma che allo stesso tempo consegnano il nostro continente in una condizione di dipendenza economica prossima avventura da questi soggetti e dagli stati che li ospitano. Qualcuno dice la distinzione essenziale in chiave democratica è fra detenzione privata e proprietaria dei dati rispetto a una detenzione pubblica aperta. Qualcun altro dice dovrebbero redistribuire i dati. Questo certo è un argomento, Sì. diciamo. Capire come non è un'operazione semplice o che sta in una frase, ma dovrebbero certamente restituire, ed in parte in queste settimane sta avvenendo, almeno in forma anonima e aggregata, almeno ai governi che ne hanno bisogno per scegliere quali decisioni assumere, questa enorme quantità di sapere che hanno immagazzinato negli anni. Allora, ti faccio l'ultima domanda prima di annunciare gli appuntamenti, sicuramente quello di domani, e poi continueremo anche la prossima settimana. Ti ringrazio moltissimo e ti chiedo, come stiamo chiedendo a tutti, un consiglio di lettura per questi giorni. Ma inesorabilmente pescando nel passato vicino per le cose che ci siamo detti, il diritto ad avere diritti di Rodotà è il libro di riferimento per navigare, diciamo,
in quello che stiamo vivendo, e un libro che invece guardi al futuro e che sto rileggendo in questi, in questi giorni è Homo Deus di Harari. Perché la sua premessa, è una premessa che è completamente fallita. Lui parte dal presupposto che il mondo si è liberato delle epidemie, e viceversa, noi in un'epidemia, ci siamo ritrovati, però partendo da quel presupposto, poi lui dice: ciò di cui dovremmo preoccuparci è il futuro prossimo, in cui big data, intelligenza artificiale e tecnologie, analoghe, se la vedranno, con gli uomini se la vedranno con queste tecnologie. Siccome questo accadrà, diciamo, ecco, anche leggere quel libro, può risultare utile. Ti ringrazio moltissimo del tuo tempo, delle informazioni, delle riflessioni e do appuntamento domani. Domani avremo Tito Boeri che dialogherà con Giuseppe La Terza e poi nella prossima settimana continueremo, quindi vi preannuncio già qualche cosa, ma poi daremo una notizia più approfondita di chi ci sarà. Avremo con noi Claudia De Lillo, Francesca Crescentini, Laura Pepe, la storica, e Rocco Pinto, che è un libraio, insomma, molto, molto bravo, ci racconterà cosa succede anche nell'editoria. Vi ringrazio, ringrazio tutti di aver partecipato e ti ringrazio in particolare per il tuo tempo. A Grazie a presto. voi, buon lavoro. Grazie, altrettanto.